campagna pezzo pane, e lodo violante e rimodulazione della legge Severino, a che punto è un'ipotesi fattibile, quali sono oggi gli stati d'animo e le sensazioni a Roma? Ma il lodo Violante in realtà si è molto ridimensionato, perché proprio ieri lo stesso Violante ha specificato che non può certo indurre la Giunta per le Immunità a porre la questione alla Corte Costituzionale se la Giunta per le Immunità non ne dovesse ravvisare la sostanza e la forma. Per quello che mi riguardo, avendo studiato tutte le carte nel mese di agosto, l'ho dedicato a questa questione grossa, e anche i pareri che Silvio Berlusconi ha mandato sono pareri leggeri, cioè non cambiano la sostanza. Lui è un condannato, la sentenza è immediatamente esecutiva, va eseguita. Naturalmente non si nega il diritto di difesa, che è assicurato dai 3 gradi di giudizio e da appunto un esame supplementare dei pareri pro veritate che lui ha mandato, ed eventualmente da un'audizione. Ma fatto anche questo passaggio, la Giunta non potrà che pronunciare la decadenza. E quali altri diversivi possono crearsi? Il relatore Augello potrebbe proporre una cosa diversa dalla decadenza, e a quel punto la Giunta dovrebbe votare, e se votasse contro quanto proposto dal relatore Augello, lui sostanzialmente decadrebbe dall'incarico e si dovrebbe rinominare un altro relatore, che però sarebbe relatore della parte, diciamo, che ha bocciato la sua proposta, e quindi al relatore comunque interno. L'abbiamo approfondite le cose, non è che si ricomincia da capo, l'abbiamo letti, non sono pareri difficili. Un comune cittadino che abbia un po' di dimestichezza con i principi del diritto può entrarci, e noi abbiamo nel nostro paese assicurato il diritto di difesa attraverso i 3 gradi di giudizio e questo supplemento, ma siamo anche uno Stato di diritto dove le leggi sono leggi perché si devono rispettare, e le sentenze sono sentenze che quando passano in giudicato vanno eseguite. Non c'è molto da discutere, può essere che non è il 9, sarà l'11, sarà il 15, ma insomma non si può andare molto oltre. Ecco, quindi il lodo Violante va ridimensionato. Violante non è parlamentare, lì ci stiamo noi e ci assumeremo le responsabilità. L'audizione ci sarà, se sì, quando? Se la chiede Silvio Berlusconi, fa parte dei suoi diritti, può chiedere di essere audito, ma se chiede di essere audito, l'audizione si può fare ad horas, nei giorni successivi. Non è che chiedi di essere audito e poi ti presenti dopo 10 mesi, chiedi di essere audito perché è urgente che sia audito, e quindi lo audiamo.